Grazie per essere qui, Giuliana Desio. Lei si è presa il Covid quando non si sapeva nemmeno come curarlo. Quando ne è uscita ha detto, ne sono uscita bene, o almeno diciamo così, ha detto lei. E invece come ne è uscita? Questo No, e invece ne sono uscita, come vedete, cioè, viva, nel senso sì, la che vediamo sì, per fortuna. quindi io non mi vorrei, cioè io dico che dal Covid la maggior parte delle volte si esce vivi, diciamolo però questo perché. Capisco che c'è una parte di popolazione che sembra non aver capito niente, folleggia fuori misura, però c'è anche una parte di popolazione che è veramente troppo, troppo, troppo spaventata. Il Covid è una cosa brutta, io l'ho avuto in una forma anche Grave. abbastanza grave, sì, ero in subterapia intensiva, stavo in tournée con il mio spettacolo e la tournée è una festa di promiscuità perché chiaramente tutte le sere in Ma un poi posto era diverso. l'inizio della Era proprio pandemia. l'inizio, noi tra l'altro eravamo stati a Cremona lì vicino, per cui eravamo proprio in quelle zone lì. E dopo una decina di giorni di essere stata a Cremona ho cominciato ad avere una febbre molto alta tutti i giorni, ma pensavo che fosse influenza, ovviamente. Quindi sono andata avanti per altri 9-10 giorni andando in giro con questa febbre, che mi facevo scendere con la tachipirina per poter andare in scena e andavo in scena così. Lei ha portato l'infezione molto in là perché non lo sapeva, Certo. ma mi fa capire quali sono le conseguenze del Covid? Cioè, oggi lei come sta? Allora, il Covid è una lotta più psicologica che fisica. Cioè, voglio dire, a parte il fatto, la cosa brutta del Covid è il problema della respirazione, nel senso che cominci ad andare in affanno, cominci a non respirare. Io mi sono aggravata, che ero già, per fortuna, stata ricoverata allo Spallanzani, mi sono aggravata e ho avuto bisogno di ossigeno, che ero già ricoverata, fortunatamente. La lotta è con il respiro, la lotta è soprattutto però con se stessi, con l'isolamento, con la solitudine assoluta, col fatto che praticamente non respiri, sei chiuso a chiave in una stanza, non vedi nessuno perché nessuno viene, se non qualcuno, qualche palombaro che viene Questo è a. l'aspetto più feroce, no? Di Questo è l'aspetto questa veramente, sì. malattia è la solitudine. La Ma lei c'era una solitudine. persona a cui pensava in quei momenti? No. Insomma, lei stava in terapia subintensiva, quindi. Sì, io non pensavo, io la mia era una lotta con la mia testa perché io avevo attacchi di panico a raffica, io mi svegliavo in un attacco di panico, andavo a dormire in attacco di panico, per cui la lotta è stata con gli attacchi di panico, cioè a mantenersi in equilibrio in questa solitudine siderale, solitudine assoluta, dalla quale non potevi assolutamente scappare. E la mancanza di respiro, che però veniva chiaramente superata con l'ossigeno 24 ore su 24. Chi le parlava? Nessuno. Cioè io avevo il telefonino che tra l'altro non prendeva bene, per cui ogni tanto riuscivo a parlare ma a fatica con qualcuno e basta. E poi. Come si cerca di sopravvivere con il respiro che non c'è? Mettendo una mascherina e cercando di dimenticare che se te la togli respiri male, tenendo lì. Come si fa? È Lo brutto. spiegherebbe negazionisti? Ma i negazionisti dicono proprio, spiegatemi bene perché non ho capito, dicono proprio che non esiste il virus. Però Sì, che non esiste, che non è così quelli che dicono grave. che non esiste, no, ma, no, vabbè, ma non credo che dicano che non esiste, non penso Guardi, che. purtroppo il mondo è vario e ci sono pure terrapiattisti, No, però. ragazzi, insomma, il virus esiste, se voi volevi che lanciassi questo messaggio, il virus esiste. No, io volevo capire lei oggi che conseguenze Io ha. ho delle conseguenze che abbiamo un po' tutti quanti, anche quelli, forse un po' di più, ma non credo tanto differenti, da quella che abbiamo tutti, la nostra vita è cambiata, siamo tutti sotto shock. Io ho subito un periodo in cui ero sotto shock sicuramente, però io non voglio avere paura. Io non voglio avere paura, io non ho paura, io faccio tutto, io sono stata la prima ad andare al cinema quando i cinema sono aperti, la prima ad andare al ristorante, nonostante quello che ho patito, io non ho paura, io sono attentissima ma non ho paura, perché la paura già l'ho avuta, insomma, non voglio continuare a vivere nella paura. Senta, la sta ascoltando il primario di infettologia del San Martino di Genova. Buonasera, Salve, professor dove lo Bassetti. vediamo? Lei ha ascoltato la Desio, sarà ovviamente abituato ad ascoltare la testimonianza dei malati, però non so se diciamo qualcosa vi smuove umanamente. E poi però, adesso aspetto la sua risposta, ma poi chiederei alla Desio di rivolgerle una domanda a nome di tutti noi. Adesso? Adesso ascoltiamo intanto che Ah, ok. sensazioni ha provato ascoltandola.
Ma le sensazioni della signora De Sio sono purtroppo le sensazioni che hanno provato moltissime altre persone in quel periodo terribile che è stato marzo, aprile e maggio, e soprattutto perché immagino la signora De Sio, come tanti altri, vedeva da parte nostra che eravamo un po' quasi con le mani alzate, nel senso che in una fase iniziale avevamo l'ossigeno e poco altro e speravamo che le cose andassero per il meglio. Grazie al sistema immunitario che ci difendeva da questo virus. Però mi piace anche quello che ha detto la signora De Sio, l'ho apprezzato molto quando dice non bisogna avere paura, perché vede, la paura è un pessimo consigliere, e in senso assoluto. Che le persone abbiano paura del Covid e si mettono la mascherina mi va bene, ma che abbiano paura di morire di Covid è invece un concetto che secondo me non dobbiamo far Ok, passare, però perché lei si è oggi andata da un rispetto. passo, Sì, ma infatti. Sì, ma è Il fatto che però ci sia sto andata ad qua. un passo a marzo, aprile, non vuol dire che ci vadano un passo Chiaro, oggi certo. i nostri Io malati, che sono oggi molto sono contenta che lei curati in dica maniera questo. molto diversa. Abbiamo imparato tante cose grazie Esatto. alle storie come quelle della signora Sia. E a proposito delle tante cose imparate, quello che volevo chiederle è sull'immunità. Nel senso che quando io sono uscita da lì, chiaramente qualcuno mi ha detto: ah, beh, l'hai fatto, adesso sei immune, però insomma non si, ho capito dopo un po' di mesi che nessuno sapeva bene niente. Ora mi chiedo, a distanza di tutti questi mesi, avendo uno spettro di osservazione di tempo un po' più, diciamo, più lungo di quello che avevo io mesi fa, avete capito qualcosa sull'immunità, su questi anticorpi, questi anticorpi super che ti potrebbero far restare immune per più tempo Immunizzare. possibile, cioè Abbiamo imparato, sì. Allora, abbiamo imparato tante cose e stiamo anche imparando a vedere che la risposta immunitaria, che è quella anticorpale, delle persone varia da una persona all'altra. Noi abbiamo persone che si sono infettate nei mesi di marzo e aprile, che hanno fatto il controllo dei test sierologici, alcuni con moltissime IgG, che sono quelle che ti difendono se tu vieni nuovamente in contatto con il virus, altri con valori più bassi. Però quello che è un messaggio, secondo me, anche ottimistico, è che la maggioranza ha ancora una quantità abbastanza sostenuta di anticorpi, per cui ci fa pensare che se questi anticorpi funzionano come pensiamo, che poi è un po' il meccanismo poi del futuro vaccino, dovrebbero essere le persone coperte, cioè immuni, se dovessero venire in contatto nuovamente col virus, dovrebbero essere coperte. Ma questo Però noi queste dipende? cose le capiremo più col tempo, perché capisce che adesso abbiamo una storia che è di 8 mesi e più o meno lo sapevamo che almeno per 6, 10, 12 mesi si sarebbero mantenute. Poi bisogna vedere se dureranno anche più a lungo. Però poi ci auguriamo che su questi anticorpi, che magari andranno a scendere, ci potremo mettere un colpettino nuovo che sarà il vaccino e quindi avere quel booster, quella incentivazioni a produrne di nuovi e quindi da essere poi definitivamente Grazie, protetti. grazie Bassetti, ma Grazie. grazie anche all'adesivo perché è una domanda fondamentale visto che l'efficacia del vaccino si baserà anche sulla durata dell'immunità. Grazie davvero per averci Grazie portato questa testimonianza a voi. Grazie così a voi. personale. Ciao. Grazie, grazie.